Amici di Rock and Roll, ben ritrovati. Siamo nuovamente in diretta sul mio canale Twitch, ma magari ci state seguendo anche dalle altre piattaforme. Questo mi fa piacere perché questo spazio è Rocksville, il format dedicato alle band, dove finalmente le band possono esprimersi, dire tutto quello che vogliono. È un'intervista, sì, ma un'intervista non tradizionale, dove l'attitudine deve farla da padrone. Allora, all'interno di Rocksville oggi è bello perché mi muoverò tra i ricordi e ciò che invece sarà il futuro in merito a un progetto che i fan del punk rock e non solo in Italia conoscono e ricordano molto bene. È un progetto al quale sono sicuramente legato perché con alcune delle ragazze che compongono questa band ci si conosce, pensate, da 20 anni. Ma come vedete, li portiamo molto bene questi 20 anni di carriera nell'ambito del punk rock. Allora, sarà una diretta nella quale alcune delle protagoniste entreranno, altre usciranno perché sono abbastanza impegnate. Io comincio con invitare in diretta con me mentre si sta settando Morgana, Federica direttamente dalle bambole di Pezza. Ciao Fede! Ciao Andrea, ciao ragazzi, Allora, figata. benvenuta, benvenuta. Dicevo che oggi sarà una live un po' particolare che si muoverà, è vero, tra il classico effetto nostalgia, no? Tutte le volte che si parla di progetti che hanno superato magari la decade e cose di questo tipo, ma che sarà anche molto concentrata su una proposta musicale attuale, perché oggi, nel 2022, le bambole di Pezza sono tornate con una line-up nella quale ci sono stati tanti cambiamenti. C'è un nuovo singolo con un messaggio molto esplicito, come ci avevate abituato da tempo. Quindi, innanzitutto, raccontami come sei entrata in contatto con le bambole. Allora, io un giorno apro Instagram, dato che non sono particolarmente social, e vedo che la Morgana, quindi insomma la chitarrista storica, mi aveva scritto che stavano rimettendo sul progetto. Quindi la cosa nasce cosa, insomma, ci siamo sentiti un attimo, ero disponibile, poi insomma, come non buttarsi proprio a pieno in un progetto del genere? E quindi diciamo mi hanno tirato in ballo da qui. In realtà cosa saranno 3 mesetti che siamo insieme. E Conoscevi nulla, già quindi Laura? io. Allora, le conoscevo già, nel senso che secondo me Le Streghe è stato il pezzo che ha fatto più successo in assoluto. Infatti, appena ho sentito il nome mi è tornato in mente tutto quello. Non, cioè, mi piace molto il punk rock, ero già nell'ambito, anche se sono più verso il metal, lo stoner. Quindi insomma è stata una cosa nuova in tutti i sensi, quindi un po' le conoscevo, un po' le ho conosciute adesso ed è una Voi figata. lodigiani e il vostro amore per il metal, e noi di Esatto, Milano siamo dobbiamo quelli. prendervi e strapparvi da quel mondo per riportarvi nel punk rock. Ovviamente scherzo, ma ci dicevamo di avere degli amici in comune, quindi Esatto. in questo senso è bello ritrovarsi per condividere delle esperienze attuali interessanti. Dicevamo, un nuovo singolo. Intanto vedo che Morgana si è settata, sembra essere. Eccolo Luca, è arrivato ovviamente, non poteva Ah, mancare. grande Luca. E ti saluta ovviamente. E Ciao. ci stava, ci stava, ci stava. Vedo che Morgana si è settata perché so che sta andando in giro a fare una delle sue attività principali, ovvero i DJ set. Allora la inviterei, visto che lei è il membro fondatore delle Bambole di Pezza. Morgana, ciao, come stai? Ciao, eccomi. Ciao a tutti, molto bene, voi? Bene, bene, bene. Stai andando a girare i dischi, che è una delle attività che Esatto. fai in assoluto da più tempo, o sbaglio? Yes, ho sempre amato tantissimo questa cosa. Oddio, meno che suonare, ho iniziato comunque con la chitarra. Però sì, ormai è un bel 10 anni che lo faccio proprio tanto e mi piace, mi piace. Io mi Sì, ricordo che abbiamo condiviso una console dell'Alcatraz a un certo punto. io ho delle foto bellissime di quella serata. Anzi, un giorno di questi ne pubblico una di quelle lì, Revival, con un Alcatraz pieno, bellissimo, ti dico, vero, bello. Quando si Molto faceva bene. tanto rock, quando c'era tanto rock. Però adesso vedrai che tornerà, secondo me, quella cosa delle 3.000 persone a ballare rock il sabato sera. È un po' il concept, no? Leggevo anche l'intervista che avete rilasciato per Rolling Stone, di questo ritorno, cioè un ritorno at the right place at the right time, nel senso che Yes. probabilmente per una serie di cose che possiamo additare tra fenomeni mediatici, conversioni musicali,
da altri generi verso quelli con le chitarre poteva essere il momento giusto per le bambole. Come mai hai pensato, Morgana, che fosse il momento di rimettere in piedi la vecchia banda? Io c'è da dire che la voglia l'ho sempre avuta in tutti questi anni, un po' più tranquille. Comunque, infatti, vabbè, l'ultimo tour l'abbiamo fatto nel 2014. Poi, giustamente, c'è stata chi ha avuto figli, chi, insomma, tante attività nella vita che prendono tempo. Però adesso forse sarà proprio la pandemia che ti fa venire una voglia, non so voi, ma insomma, tutta quella chiusura ti fa venire una voglia di fare tantissimo. E quindi io quest'anno ho detto no, no, ragazze, qua assolutamente bisogna ripartire. Insomma, ho trainato, trainato e siamo riusciti a Esatto. ripartire. Quindi, e poi appunto con queste nuove componenti super energiche, super con la voglia di fare, siamo super contente. Stiamo facendo tra l'altro tutto a mille perché stiamo correndo come dei treni. Ma allora, il singolo Sì. Favole, secondo me, è una bellissima traduzione delle bambole nel 2022, nel senso che gli elementi tipici del vostro scrivere ci sono, cioè il Sì. fatto che non vi stiate mai risparmiate anche nella terminologia da usare nei pezzi, ma questo Yeah. secondo me è un grande classico. Ne parleremo poi magari anche con Martina se ci raggiunge, perché credo che le soluzioni melodiche in realtà invece risentano tanto di quella che è la nuova scena, se così vogliamo chiamarla. Colgo l'occasione di averti però qua in questo momento, Morgana, per farti la domanda, in teoria più classica, in realtà non lo è per niente. Ovvero, tornare sulle scene oggi rispetto a 20 anni fa, quanto è cambiato? Allora, io sono uno di quelli che già all'epoca del faccela vedere, faccela toccare, 20 anni fa mi ribolliva il sangue. Io sono sempre stato un femminista mancato da un certo punto di vista. Voi invece avete sempre trovato il compromesso giusto per farvi rispettare per quello che era il vostro messaggio artistico, per quello che significava essere una band di sole ragazze, senza però dover per forza etichettarvi in un modo. Oggi è più semplice, visto tutte le battaglie che per fortuna sono state portate a termine. Secondo me adesso c'è un po' meno quella cosa dell'appena sali sul palco, appunto, c'è un pochino più di rispetto, esatto, proprio per tutte le battaglie che sono state combattute, per cui si parte un pochino più avvantaggiate, rimane un pochino, secondo me, di pregiudizio per tutte le attività più solitamente più maschili, tipo anche purtroppo suonare, perché ci sono tante cantanti donne, ma invece musiciste meno, purtroppo, per cui rimane sempre quell'ancora un pochino, quella cosa lì va conquistata ancora un po', però per fortuna quella cosa un po' del catcalling, cosa dici, Fede? Secondo te, che anche tu hai suonato tanto negli ultimi anni, c'è un po' meno questa cosa del catcalling? Ma sì, esatto. Poi dipende anche un po' con che occhi la guardi. Cioè, nel senso, se tu sali sul palco già con gli occhi di guerra, le vedrai sempre quelle scene là, anche nel con chi condividi il palco, come si comportano. Boh, io non sono da così tanti anni come voi, sicuramente, quindi posso dire della mia piccola esperienza, sono più le volte in cui ho trovato situazioni davvero favorevoli alla band femminile che sfavorevoli, dai. Cioè, anche Sì. proprio quello che ti rimane di esperienze tutte, sì. Sì, è A vero. me è sempre piaciuto il fatto di avervi visto spesso a vostro agio, cioè non avete negli anni mai rinunciato alla vostra femminilità, questo è vero, ma non l'avete, come dicevamo prima anche nei testi, mai mandati a dire, nel senso che il vostro messaggio è sempre arrivato chiaro. Però appunto non avete mai rinunciato a quello che siete, cioè delle ragazze che vogliono divertirsi, non vuole essere una citazione, però è un vero status. Arrivavamo forse, e parlo più forse nell'anagrafe mia e di Morgana, da un periodo nel quale esistevano le band che venivano etichettate come female fronted. Oggi questa cosa non esiste più. Cioè, leggevamo le recensioni dei dischi e dicevano The Female Fronted Band. Adesso questa cosa non Ah, c'è la cantante, c'è la il band. cantante senza l'articolo determinativo. E questo, secondo me, è una Davvero? bella conquista. Però negli anni, appunto, No Doubt, Muffs, Beef Naked, Dancehall Crashers non erano lo standard nel punk rock, erano delle mosche bianche. In questo senso, le bambole di pezza sono state forse
le primissime mosche bianche in un ambito abbastanza mainstream, tralasciando quelli che erano stati i primissimi casi agli albori del punk, ma appunto lì forse c'era una connotazione sociale e politica differente, mentre le bambole appunto riuscivano e riescono ancora oggi a tenere un buon equilibrio tra le parti. Cosa ne dici? Ma sì, sicuramente dici bene, nel senso che è vero, la conquista migliore è quella di non essere più etichettate come femminile, ma come band. Questa è assolutamente, anche se sembra solo una questione di etichetta, di parola, in realtà dà proprio un'idea, perché quando uno è un professionista in qualcosa, quello vuole essere un professionista, una band, una rock band, ed è un modo di pensare, anzi che apprezzo tantissimo, che appunto non tutti hanno quella sensibilità poi di vederla, però è quello a cui si punta, far vedere. Poi in realtà ci sono anche delle questioni, che il fatto che siamo in meno a farlo, soprattutto a suonare, ti rende più difficile anche creare la band, tirarla avanti, perché hai meno meno scelta di componenti rispetto magari alle band maschili, dove insomma se cerchi un batterista ne trovi quanti ne vuoi, per cui rende più difficile, perché sarebbe bello un mondo più pieno di band femminili. Di sicuro una cosa che posso dire è che io apprezzo tantissimo quando ci sono delle ragazze che ci seguono e ci scrivono, e magari sai quante volte ci hanno scritto: abbiamo messo su, anche a te è vero capitato, abbiamo messo sulla band anche noi femminile perché vi abbiamo visto. D'altronde io stessa super fan delle L7, cioè di band femminili, le Babies in Toyland, Bikini Kill, cioè delle band che proprio mi hanno segnato sia l'infanzia che e tutt'oggi devo dire che quando vedo insomma qualche artista femminile di quelle belle toste provi quasi un orgoglio, no? Un orgoglio. È vero, c'è Matteo che ci sta seguendo e ci chiede se siete le nuove Runaways. Un po' più moderne, però sì. Ecco, a proposito di moderno, qual è il suono che vi ha convinto di più negli ultimi anni e che in qualche modo magari avete provato anche a incorporare in questo singolo, ma poi parleremo anche delle cose future? Ah, bello, parlare di genere mi piace, perché secondo me noi abbiamo tutti un pochino di gusti anche diversi, che però si vanno tutti a convogliare, infatti siamo curiosissimi di fare questo disco nuovo, perché appunto, vabbè, sicuramente a me piace un sacco il rock, punk sicuro, ma anche tanto il rock, l'indie rock, e quindi adesso parliamo anche dei gusti, ad esempio della Fede, che anche lei ha dei gusti, tra l'altro lei ha... Insomma, faccio parlare lei sui suoi gusti, perché mi piace come le differenze ci uniscano e troveremo sonorità curiosissime. Vai Fede! Sì, no, infatti non vedo... Adesso è uscito questo singolone qua, ovviamente abbiamo messo la quinta marcia e abbiamo detto via. C'era l'idea della Cleo, appunto, della nostra cantante, che appunto ha scritto una bella parte importante, che aveva tutta la linea vocale, eccetera. E poi da qui abbiamo costruito intorno un pezzo che comunque... è bello pompato, cioè facciamo il pezzo proprio la hit dell'estate e quindi non siamo ancora soffermate tantissimo sul mettersi lì, comporre, mettere dentro tutte le influenze nostre, però secondo me sarà un bel calderone, appunto come già gli diceva ad Andrea, mi diceva: tutti voi lodigiani siete dei metallari. Vabbè, io sono più su quelle tinte lì un po' più scure. Poi vabbè, abbiamo la nostra bassista, che lei invece è super un po' indie, un po' alternative. Indie, molto indie. La Cleo arriva da un mondo che c'è il rap, c'è la trap, c'è tutto quello che è molto ritmoso, che infatti sono troppo contenta perché posso grubare tantissimo. E quindi sì, dai, speriamo di farvi sentire delle cose fiche. Sì, allora, sì. Io ho trovato in questo singolo tante belle realtà a livello musicale. Nella costruzione delle metriche, appunto, come dicevate, si risente quella che è l'esperienza di Martina, della Cleo, che arriva appunto da una generazione che ha iniziato probabilmente ad avere a che fare con il mondo del punk e del rock quando un po' si era spento, e che ha assistito al vero e proprio revival grazie a personaggi quale Machine Gun Kelly, eccetera. Però probabilmente, se dobbiamo pensare a come si è cresciuta lei musicalmente nell'ambito del punk, probabilmente i suoi primi ricordi sono legati ai Blink 182. Mentre la commissione, secondo me, dei generi può funzionare particolarmente in questo contesto. Voi che ne dite? Assolutamente sì, sì.
Sì, e tra l'altro la Cleo arriva sì dalla hip hop, ma anche dal metal, perché lei comunque ha militato in una band metal per 5 anni, per cui attenzione, abbiamo, cioè anche lei stessa... La batteria, mi pare. Sì, capito, esatto, per cui le commissioni, cioè ci sarà un bel mixaggio, esatto, di gusti, di esperienze, ma che poi secondo me la cosa interessante anche delle nuove generazioni è proprio che noi eravamo più settoriali, secondo me, perché appunto c'era proprio chi ascoltava ska, chi ascoltava metal, invece oggi ascoltano, sono molto più orizzontali nell'ascolto, c'è chi, capito, etichetta meno subculture, che non so se è un bene o un male, perché il fatto di avere quelle subculture ti faceva credere, avevi proprio un certo tipo di stile di abbigliamento. Oggi anche nell'abbigliamento a volte è difficile riconoscere, cioè una volta il metallaro, diciamo la verità, lo riconoscevi in 2 secondi. Oggi uno ti può ascoltare anche rock, punk, però è vestito come quello che ti ascolta la trap, identico. È strana questa cosa, però va bene così. Il mondo un po' più di fluidità. Cambia. Sì, vero? Esatto. Sì. Senti, volevo sapere se proviamo a fare un gioco del memory. Nel momento in cui siete tornate con questo singolo, se doveste ripensare alla prima volta che vi siete approcciate al mondo discografico, della comunicazione, eccetera, è cambiato qualcosa in termini non tanto di scena, ma di come veniva percepito il progetto? Cioè, oggi è sicuramente da un lato più semplice diventare pro nella comunicazione di un progetto artistico, però c'è tanta concorrenza. All'epoca forse A, la diffidenza che già mi citavi prima, B, però il fatto di essere in meno sul mercato creava forse qualche opportunità in più. Che ne dici? Allora, secondo me sì, hai ragione, c'erano, però era anche vero che facevi più fatica ad entrare, perché appunto l'opportunità era che ti passassero il video MTV, era che passassi nella tal radio. Oggi chiaramente i social ti permettono di... Se hai qualcosa di interessante da dire, sai, non sempre vieni riconosciuto da un'etica. Porti il disco, la discografica ti dice, sai com'è, la classico commento, insomma, secondo me no, non mi sembra. Poi invece vai sui social e fai, conquisti un sacco di pubblico. Questa è da un lato una forza incredibile di questo nuovo, di questi nuovi media, che permette anche un po' di giustizia probabilmente, perché se uno ha qualcosa da dire davvero viene riconosciuto. Quindi siamo assolutamente pro. Dall'altro hai ragione, c'è un sacco di proposta e quindi poi emergere tra le varie proposte è sempre difficile. Però anche lì secondo me c'è una verità. Se uno ha qualcosa da dire... comunque viene ascoltato, cioè dipende, quindi devi avere, per avere seguito sui social devi avere qualcosa da dire, quello voglio dire, cioè se non hai, se non stai comunicando artisticamente non hai il seguito, ecco. Quindi poi mi piace un sacco, a proposito di comunicazione, hai beccato proprio tra me e la Fede, io adoro la Fede che facciamo tutte grafiche, cioè, a livello di comunicazione lei è la nostra grafica super, per cui mi piace un sacco di avere, di realizzare non solo la parte musicale, capito, però tutto c'è, quello che c'è attorno. Sì, sì, siamo un team di lavoro al completo. Allora, ti ha raggiunto anche Cleo, difficilissimo secondo me portare avanti un progetto con 3 dischi con 3 cantanti diverse, cioè è veramente importante che ci sia coesione nella proposta, e probabilmente siete riusciti anche in questo senso. Una cantante che seguo da tempo e che ha sempre avuto tante cose da dire, adesso la invitiamo anche al nostro stream. Ciao Cleo. Ciao. Eccola. Ciao. Benvenuta. Abbiamo parlato già di tante cose e abbiamo citato un po' il fatto che già nel singolo si percepiscano tanto le, chiamiamole, nuove influenze, il nuovo corso musicale da un certo punto di vista, come si sposano in realtà quelle che possono essere delle proposte un po' più young oriented, perché tra l'altro mi pare che tu abbia fatto gli anni ieri o l'altro ieri, quindi auguri in ieri. Ritardo. Yes, auguri in ritardo. Auguri. E nel momento in cui probabilmente le bambole di pezza muovevano i primi passi, se ben ti conosco, tu già cantavi, ma probabilmente eri lontana dal pogo di un concerto punk rock. Allora, avevo una band metal a 15 anni, però suonavo la batteria. Mentre cantavo ancora blues, quindi sì, era un po' diverso.
Le influenze, secondo me, di Cleo sono tante, citavano le tue colleghe il mondo dell'urban, ma non solo, l'esperienza con le Killing Baudelaire in doppia veste da batterista e cantante. Il Sì. punk rock invece quando entra nella tua vita? Adesso. Devo Non essere ti eri mai sincera. avvicinata al genere? Molto, molto, molto poco. Sinceramente, ho anche dovuto imparare di più ad ascoltarlo. Per me il punk, tra virgolette, è sempre stato più nella mia vita un atteggiamento piuttosto che un genere musicale. E quindi lo sto riscoprendo pian piano adesso, ma sinceramente a me sta bene così. Sono contenta, mi metto in gioco, comunque sono una curiosa che ascolta tanto, che cioè, è anche un'occasione per me per scoprire magari della musica nuova, delle band nuove, insomma, perché io sono sempre stata più sul metalcore, sul metal o sul deathcore addirittura. Però vabbè, perché no? Nel senso, sono una cantante. Ce la faccio e spero che ce la stia facendo. Che poi, Ma se posso allora dire inizia la da mia, te. Certo. posso dire una cosa della Cleo, che secondo me è la più punk che io abbia mai visto, perché lei è proprio punk di carattere. Per cui io ogni volta glielo dico: ma Cleo, ma tu dovevi fare, cioè, sei nata per fare punk, perché ha proprio un carattere che se gli dici qualcosa t'azzanna, sai, quelle proprio è totalmente punk, oltre ad aprire le birre con la bocca, vabbè, ma quello. La Cleo è proprio, e gli abbiamo secondo me tirato fuori quella panchitudine. Adesso poi pian pianino, lavorando anche al nuovo disco, sono curiosissima di vedere che cosa succederà. Molto bene. Beh, una delle Un band altro più in. interessanti del panorama attuale, che sono a mio avviso gli Interrupters, hanno una cantante che in realtà deriva e arriva dal mondo del pop e che probabilmente ha dovuto anche lei imparare un po' un genere, sicuramente con un maestro importante alle spalle, in quel caso è Tim Armstrong dei Rancid. Per quanto riguarda invece la produzione di questo singolo e di ciò che sta bollendo in pentola, a chi vi state affidando? Abbiamo lavorato con Trix, Andrea Tripodi, che salutiamo e ringraziamo, che di qua può parlare nella Ciao fede Trick. perché aveva già prodotto dei dischi Tra alle l'altro, band. piccola parentesi, in questo momento siamo su Radio DJ. No, veramente! Wow! Non è che si può fare pubblicità, Cleo, non si può fare, vedi che punk, vedi che punk, l'avevo detto che punk, ragazzi! No, ma va bene, salutiamo le scusate. radio minori. Sto scherzando, sto scherzando. Sto scherzando, sto Però scherzando. vedi che bello, ne approfitto per dire, vedi che bello, comunque allargarsi un attimo in sonorità, cioè ti fa arrivare anche laddove magari invece a fare proprio solo un punk straight edge non ti avrebbe fatto. A noi questa cosa piace, no? Perché è chiaro che se ne parla anche coi fan, no? Qualcuno che dice, per quanto secondo me le chitarrone sono punk come non mai di questo singolo, comunque, ok, il fatto che sia più pop è bello, cioè, non anche, porsi troppo, anche questa è una cosa secondo me di qualche anno fa, porsi tutti questi etichetti, questi limiti, ah, è troppo pop, è troppo poco pop. Cioè, ragazzi, la musica è musica, se è bella, se la gente ha voglia di ascoltarla, che figata, cioè, divertiamoci. E quindi Io era credo che negli ultimi tra anni ci siano stati degli artisti pop che hanno detto delle cose molto più punk di tanti altri, eh. ecco, bravo Andrea, ci piace questa riflessione, io grande. sono abbastanza d'accordo, sono abbastanza d'accordo sul fatto che alla fine ci può essere del punk anche nel testo, o anche solamente, ma anche melodicamente, una melodia può essere pop, ma può essere pop punk, non so, io ci lavoro tanto su quello che sono le melodie, su quello che sono i testi, sulla ricerca della melodia, la ricerca melodica. Alla fine, molti hanno detto, per esempio, che gli ricorda gli ultimi lavori di Avril Lavigne. Io sono strafelice di questa Che cosa. figata, Forse, mica. probabilmente me lo dicevano per insultarmi, io ero tipo, No, wow, no, ma poi Trevi, ma cazzo! vogliamo parlare di Trevis, voglio dire, Trevis è un genio, secondo me. Tutto quello che sta facendo è fantastico. Cioè, il fatto di. Ma infatti anche i Blink stessi, voglio dire, allora cosa vai? Dire ai Blink non siete punk? Cioè, dai, sono l'emblema del punk. È un punk rock pop, ok, chiaro, non è un punk estremo. Però il punk è quella roba lì, ma anche i Green Day, cioè, è quella roba lì, voglio dire, sono delle belle canzoni, però rientrano in quel stile, è uno stile, ecco, uno stile.
Vabbè, Morgana, noi siamo passati talmente in tanti anni attraverso la Punk Police nei confronti di Blink, My Chemical Romance, eccetera. Adesso tutte queste band invece sono rivalutate e portate in palmo di mano. Quindi io lo vivo Infatti. come una conquista da questo punto di vista. Che My Chemical Romance, che fanno praticamente sold out all'Arena Parco Nord di Bologna, secondo me è stato un bellissimo risultato. Risultato, Vero. dicevamo prima, Cleo, interessante dal punto di vista delle proposte e della proposta di questo singolo, dove muovete, secondo me, in maniera molto intelligente anche nella costruzione metrica, e in questo senso forse rende quello che era il punk rock delle bambole un filino più condivisibile e avvicinabile anche a coloro che magari appunto le bambole di pezzo non sapevano neanche chi fossero, né tantomeno i gruppi che citavamo io e Morgana prima, quindi MAFS, L7 o cose di questo tipo. Domanda. Sì, no, la domanda era quanto magari può essere Punk. stato importante lavorare su queste metriche in maniera un po' più urban oriented rispetto a quello che potrebbe essere il classico esempio del formato punk rock. Allora, guarda, più che il urban oriented, che comunque è sì, a livello metrico di scrittura della strofa, inizialmente per un mio pezzo da solista rap. Poi ho detto, però questa strofa comunque ci sta con il ritornello che ho scritto. Ho provato a mischiare, a metterle insieme ed è venuta fuori una cosa che per me era una figata, quindi l'ho usata. Sicuramente avere delle metriche serrate un po' qua, che strizzano l'occhio comunque al rap. Secondo me attualmente è una cosa che gira molto perché sta andando, è da un bel po' in realtà, già da un bel po' che sta andando tantissimo l'emo punk, l'emo trap e ci sono un sacco di ragazzini che da anni sono, ma da prima del Covid, io ero andata a vedere Nothing Nowhere, c'era la gente che impazziva per Nothing Nowhere e fa un emo pop punk che strizza un po' l'occhio al punk, con anche degli scrimettini un po' troppo sad per i miei gusti, un po' troppo triste, però. Io ho scelto una cosa fondamentale per i pezzi che scrivo, che è quella di dire la verità no matter what. Quindi non mi interessa se ti può dare fastidio che uso la parolaccia o se questo ti fa sentire, ti fa dire, non è, tipo mi è arrivata una critica, non è che sei punk se dici una parolaccia, ma io non è che voglio essere punk perché dico le parolacce, io le dico tutti i giorni, quindi le scrivo. Non è essere punk, voglio dirti la verità, la mia ricerca del punk non è. Ti metto la parolaccia, ti parlo male del ragazzo che mi sta sulle balle. La mia idea di punk è io ti dico la verità, nuda e cruda, quella che è. Se ti sta bene, bene, se non ti sta bene, puoi ascoltare qualcun altro. Quindi è questo il mio modo di dare un contributo in più al lavoro che è stato fatto fino adesso. Su questo siamo assolutamente d'accordo, il punk se non lascia un segno non è abbastanza funzionale, questo è un po', se non dà fastidio in qualcosa probabilmente sta fallendo il suo intento comunicativo. Parlavamo prima del fatto che effettivamente magari la percezione intorno a una band può variare negli anni, però probabilmente la coesione e il messaggio che per voi è sempre stato importante resta al di là delle line-up, resta al di là degli anni che passano. Oggi, quale vorrebbe essere il main theme, se ci fosse un tema principale, un significato, una frase, uno stimolo, un valore che le bambole di pezza vogliono portare sia al pubblico che le segue da tanti anni, sia alle nuove generazioni? Risponde chi vuole. Ma anche tutte e tre, magari, dai, ognuna dice quello secondo Ognuno lei. dice il suo, sì. Dai. Dai, per me la determinazione, dai, vado io, determinazione, cioè voglio proprio trasmettere anche alle altre donne che con la determinazione riesci a fare quello che vuoi. Perché le donne non sono abbastanza sicure di sé, secondo me riuscire a esserlo e a trasmetterlo è per me una mission. Esatto, io direi, riprendendo il pezzo appena uscito, che appunto se qualcosa ti sta sul cazzo lo devi dire perché è la base della vita. Quindi sì, Yeah. sfogarsi tramite la musica, essere sempre esatto, tirar fuori se stessi. Boh. Io l'ho già accennato, per me è importantissimo dire la verità. Questo significa che
ho intenzione di parlare anche di quando io, si possono dire le parolacce? Ho intenzione di parlare anche di quando io mi sento una merda. Però proprio perché io ti sto scrivendo una canzone, te la sto cantando in faccia su un palco, che cosa vuol dire? Che io nella merda non ci sono più, e se non ci sono più è solo grazie a me. Quindi la determinazione di Morgana, ma dal mio punto di vista anche una notina un po' dark. Però c'è un pezzo molto carino, secondo me, a cui io sono estremamente affezionata, ma proprio estremamente affezionata, che ho scritto quando pensavo di mollare la musica, e la mia reazione al pensiero di mollare la musica è stata scrivere una canzone per sfogarmi del fatto che io stessi pensando questa cosa. Quindi ho detto, ma io che cazzo sto facendo? E quella canzone penso sia la più bella che io abbia mai scritto, e vorrei farla con loro. Quella, io sono veramente fiera come se fosse un figlio, infatti spero di farla uscire a settembre. Ecco, proviamo a calendarizzare qualcosa su quelle che saranno le nuove... parliamo di date. Ah, è vero, parliamo di date, anche di live, di concerti, che qui sta arrivando il tour. Adesso comunicheremo nei prossimi giorni, ma una data che sicuramente intanto possiamo dirvi è il 22 luglio a Legend a Milano. Lì vi aspettiamo, qui chi può, insomma, chi è dalla Lombardia, venga, perché sarà un festone pazzesco. E poi ce ne sono altri in arrivo che, beh, possiamo già dire, guarda, il 21 saremo al Reload a Biella e saremo... Sic Tamburo, infatti, che salutiamo e non vediamo l'ora di incontrare. E poi, insomma, ne abbiamo altre in arrivo. Beh, possiamo anche annunciare un tour in Sardegna, attenzione, stiamo annunciando un sacco di news. Un tour in Sardegna ad agosto, Ferragosto, cioè, che, perché noi siamo anche un po'... un gruppo vacanze. Si va in vacanza, si va, esatto, si io va non in vado pure. In vacanza al mare, anche perché io dopo 2 minuti che sono in spiaggia non fare niente, ti rompi. Quindi si va al mare per suonare, esatto, evviva. Ma poi lo diceva la Fede, ci sono i surfisti, giusto? Dov'è che sono i surfisti? Ho fatto quello che mi fare spot. Infatti nella nostra chat ovviamente girano un certo tipo di argomentazioni sui surfisti. C'è Matte che chiede date in Lazio, ne avete già qualcuna prevista? Si parlava di una data a Roma, ma prossimamente, probabilmente in autunno. Se ne parlava con Mario Riso, adesso bisogna capire quando, se si riesce già a fine agosto, però dipende da come è messa, non so se adesso sai cosa sta facendo Mario Riso, che sta organizzando un po' di cose, sia online che concerti, con i Rezzo e con il suo gruppo di streamer, però... bisogna vedere, me l'ha accennato ieri e basta. Comunque, insomma, il calendario sarà l'idea. Abbondante, ragazzi. Il calendario, ci sono tante tante belle novità e sarà super. Ma raga, c'è una cosa che io, cioè veramente, ci è arrivata una notizia che io non ce la faccio più a non dirla. Io le muto il microfono così non posso esatto, dobbiamo stare attenti alla Cleo, che appena gli dici qualcosa lo scrivi. Poi lei è una che scrive tutto su Instagram, qualsiasi, se un fan scrive una roba, ma così una domanda, lei lo uccide, cioè. Non è vero, è che se tu mi scrivi quando esce l'album, io ti rispondo, è quando lo scriviamo, non è che sono antipatica, è la verità. È punk, ragazzi, ve lo dico, ma è che poi ci arrivano certi commenti sono proprio cringe, però vabbè. Ma una cosa che sto facendo io voglio aizzare le polemiche su Facebook, perché su Facebook sono impazziti con le polemiche. Sai che non riesco a far arrabbiare la gente con voi. Ci sto provando. Perché ci vogliono bene. Lo vedo che tu ogni tanto risponde male. Poi ci sono io dietro che rispondo in modo carino. Esatto. Devo andare dietro. Ma no, sto ma non voglio farti bene, dai.
Ti posso dare un consiglio se vuoi, che era lo stesso che ci riportava Mario Riso ai tempi, Morgana, quando facevamo anche i vari episodi di Morning Glory, eccetera. Quando non arrivano abbastanza messaggi, all'epoca ci diceva: dite che Marilyn Manson fa schifo, ok? Per svegliare un ragione, po' tutti. così. Secondo me nel 2022 potreste dire quanto è punk Machine Gun Kelly, partendo da quello Ah, è vero, hai sottofondo. ragione. Scriviamo così e vediamo che. E di Sì, sicuro trovare arrivano i qualcosa. commenti. Abbiamo No, ma parlato io di date. escludo. Abbiamo parlato di date, adesso vorrei però parlare di produzioni discografiche. A che punto Esatto. siete? Allora, Quando ragazzi, potremo io qua farlo? purtroppo vi devo salutare perché il lavoro mi chiama, ma lascio le due che sono espertissime. Anche, tra l'altro, la Fede, appunto, quella che ci ha presentato il nostro produttore, per cui andate e raccontate. Andrea, ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere e ci vediamo sotto qualche palco. Certo, a Ciao presto. ragazze, Ciao. baci. Ciao, Lisa. Allora, passa la palla a te, Fede, per quanto riguarda le nuove produzioni. Vai, va bene. Ma allora, noi adesso abbiamo imbastito bene la nostra scaletta appunto per i futuri live e finalmente possiamo iniziare a dedicarci alla produzione del nuovo. Sicuramente è un lavoro che partirà ovviamente dalla sala prove, come è giusto che sia. Si metterà insieme un po', insomma, un po' di materiale. Come dicevo già all'inizio, la Cleo ha tante idee, tante cose già fatte da lei, poi magari ci riporterà anche lei un po' di info. Quindi magari partiremo da molti spunti già esistenti e andremo a metterci su una parte musicale. Possiamo dire che stiamo imbastendo il tutto, ecco, non c'è ancora nulla di ufficiale. Ok, Invece per quindi per quanto il momento nelle riguarda. setlist avremo principalmente i brani storici delle bambole più favole, giusto? Esattamente, sì. I E brani nulla, due pesi, storici due pesi. comunque un paio li abbiamo rivisitati, Esatto. ci saranno un po' di sorprese. Allora, lo show del 22 luglio sarà veramente bello, sarà veramente completo. Faccio un piccolo spoiler, per esempio ci sono degli ospiti che sono due beatboxer che sono incredibili, verranno a fare qualcosa con noi sul palco e insomma, poi suono la batteria. Vita anche, no? Quindi ci sono un po' di cose interessanti, ci sono un po' di cover rivisitate, cioè è tanto dinamico, è proprio uno show, non è un concerto dove tu sali, fai pezzi. Stiamo imbastendo uno show e io non vedo l'ora di far vedere il 22 luglio tutto quello che abbiamo tirato fuori perché sarà molto dinamico, sarà un bel concerto. E poi sono felicissima di suonare di nuovo a Legend perché per me Legend è casa e non vedo l'ora di suonarci. C'è Matte che chiede un featuring bambole di pezzi Undead. Si può fare Si volendo, può fare. si può fare più che Si può volentieri. fare. Anche perché secondo me è la mission, il vero gradiente di quando si sceglie di fare musica. Cioè, se si ha qualcosa da dire, allora tanto vale impugnare un microfono, una chitarra. Se bisogna semplicemente fare un compitino, probabilmente potete cambiare mestiere. È un po' quello che io dico sempre. Vado a vedere i Bad Religion nel 2022 perché nei dischi di Bad Religion del 2022 si parla di qualcosa di concreto. Magari ci sono artisti che si sono formati 3 anni fa e già per arrivare all'undicesimo brano dell'album devono un po', friggere l'aria, come si dice in termini radiofonici. Quindi, insomma, l'importante è appunto il contenuto, come dicevamo. 22 luglio a Milano, Legend Data delle bambole di Pezza con questa nuova line-up, con qualche brano che ha fatto la storia del punk tutto al femminile, ma oggi appunto secondo me la cosa importante è togliere gli aggettivi, togliere i generi e andare a vedere le band. Questa è la cosa in assoluto più importante. Chiudo con un qualcosa che sicuramente ha più a che fare con la vostra generazione. Io ieri mi sono visto il documentario che è uscito su Disney Plus su Machine Gun Kelly, no? Questo personaggio che potrebbe smuovere le coscienze su Facebook, come dicevamo prima. E secondo me, un po' come dicevi su Nothing Nowhere, c'è tanto di personale e tanto più di fragilità emotiva all'interno degli artisti di nuova generazione rispetto a quel macismo che era un po' classico del punk degli anni 90. Voi che magari, vabbè, Cleo, hai detto che ti sei avvicinata a questo genere recentemente.
Però magari ascoltando le cose che facevano riferimento a quella decade, avete notato questo passaggio? Cioè, prima il punk rocker era duro e puro, arrabbiato, oggi c'è spazio per un filo di personalità, non per forza, chiamiamolo emo, ma personalità e non mostrare, non nascondere più, ecco, anche le debolezze. Io credo che più di una questione di genere musicale, io credo che sia una questione generazionale. Noi siamo una generazione che purtroppo si ritrova a essere totalmente incerta sul futuro, con alle spalle anche una storia complicata, una storia difficile. Poi principalmente per noi che siamo italiani, la nostra generazione sta affrontando veramente tanti se, tanti ma, tanti non lo so, tanti forse, e io credo che questo sia la base della fragilità umana, non sapere come organizzare la propria vita da qua a neanche un futuro così tanto lontano. E credo che proprio la nostra generazione sia figlia di qualcosa che ha prosciugato tutto e ci ha lasciato molto poco. E secondo me non c'è altro modo per esprimerlo se non dicendo quanto alla fine si è fragili, perché è la verità. Questo è, secondo me. Ho visto più di una volta prendere posizioni, anche seguendo un po' quelle che erano le battaglie che portavi avanti, su questioni sociali importanti. Sì. Secondo me è una cosa, io sono un attivista di Amnesty International, quindi capisco perfettamente che cosa significa. Una volta, probabilmente quando le bambole di pezza si formavano, peccato non aver fatto questa domanda prima quando c'era anche Morgana, c'era una netta separazione tra le band che suonavano perché avevano un'etichetta politica molto forte addosso, rispetto alle band che invece avevano un'etichetta sociale. Ok? È una distinzione, secondo me, oggi ancora più importante, dove forse, come diceva giustamente Cleo, generazionalmente parlando, la politica ha perso parte del suo peso, in senso sia positivo che negativo. E invece l'aspetto sociologico è diventato più importante, senza il bisogno dell'etichettarsi per forza di un colore o di un altro. Che ne dite? Sì, anche secondo me. Fede? No, no, è vero. Cioè, come diceva lei, forse è tutto un po' più così, un po' più emozionale, un po' più che appunto si va a prendere quello che ti viene, lo devi dire, lo devi raccontare, senza forse stare lì a guardare quello che è effettivamente l'ambito politico, che sì, dipende da tante cose, dipende da chi sei, da cosa devi fare, da dove ti posizioni. Posizionamento, riconoscimento. No, dimmi pure. No, dico, ci sono due facce della medaglia, però. Da una parte si ritrova una figura non tossica della mascolinità, che però appartiene sia alle donne che agli uomini, nel senso che prima io vedevo tanto sei una donna e devi suonare come un uomo, no? Devi atteggiarti come un uomo, comportarti come un uomo. Io sono un maschiaccio, non ho problemi a dirlo, però perché lo decido io, non perché sono una musicista e quindi per farmi accettare nel mondo devo comportarmi come un maschiaccio. È diverso, però c'è anche l'altra faccia della medaglia. Smontandosi questa figura della mascolinità tossica che secondo me appartiene sia alle donne che agli uomini. Dall'altra parte io vedo anche molte persone che sfruttano parecchio l'hype dell'LGBT, che crea molto interesse, che fa parlare, e molte persone lo sfruttano in un modo che non mi piace. Ci sono i Maneskin che sono fighissimi e che secondo me portano avanti quello che è l'ideale dei giovani in Italia che ancora fanno fatica a farsi ascoltare dai vecchi, perché questa è la verità. E poi vedo tanti altri personaggi che lo sfruttano solamente per un tornaconto personale e poi sono tutt'altro che quello di cui stanno parlando. E io ho ben presente le persone di cui sto parlando, non le nominerò, però io vedo molte storie Instagram dove pargono amore e poi sono i primi a fare gli omofobi quando nessuno guarda.
E non Quindi. stiamo considerando le aziende, perché se poi consideriamo le aziende, lì è peggio che andare di notte. Io mi Sì, ricordo quando una decisamente. nota azienda che faceva aperitivi ha spostato il nostro banchetto di Amnesty durante la settimana del Pride perché doveva fare un evento privato a colori LGBT. Quindi insomma, figurati, io su quello ho scritto un EP che forse non potrò mai pubblicare perché vado un po' troppo a pugni in pancia su determinate questioni e poi mi faranno delle cause. La cosa importante invece è portare avanti un progetto musicale, una causa, un mondo. Parlavamo di riconoscimento prima, ci diceva la Fede che in tante ragazze hanno scritto, probabilmente capita anche a te, Cleo, scrivono sentendosi e riconoscendosi in quello che fate, in quello che è il progetto, in quello che siete voi come persone. E quindi l'appuntamento, l'unica data che per il momento possiamo dare è quella del 22 luglio al Legend Club di Milano, dove ci sarà il concerto delle bambole di Pezza. Per tutto quello che invece riguarda le uscite discografiche, seguitele, sono presenti su tutti i social, ma fate attenzione a quello che dite perché Cleo morde e risponde. Ottimo, Grazie mille, in bocca al che lupo per tutto, è stato un simpatici. piacere. Ciao. Grazie a me. Ciao, 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 ciao.